Adesso arriva un bel momento, molto particolare, perché siamo in compagnia di, ecco qua, guarda che bella, Fantic Caballero Rally 500 di Fabrizio. Ciao Fabrizio. Ciao ragazzi. Che tra l'altro ha la passione per la moto, ma lui gestisce, anzi è di proprietario, è proprietario di un B&B, mi dicevi? Sì, Toledo Station Bed and Breakfast di Napoli. Toledo Station, che si trova a Toledo, immagino. Che si trova a via Toledo, a via Centrale, ed è stato eletto 2 mesi fa tra i 10 B&B migliori d'Europa. Dal The Guardian, la testata giornalistica inglese. E che c'ha questo B&B? Quindi è molto particolare, c'ha stanze a tema, posizione eccezionale, e accoglienza napoletana, quindi più di questo non si può avere nulla nella vita. Grande Fabrizio, complimenti a lui. E Fabrizio si è comprato questa bella Caballero da Topomoto, eccolo qua Ciccio. Ciao Francesco. Ciao ragazzi. E giustamente Francesco, che è uno che non sta mai fermo, si è inventato questa bella cosa, cioè a tutti quelli che hanno comprato e compreranno Caballero Rally o Caballero in generale. Caballero in generale, okay. Regaleremo un coupon per far provare l'esperienza di entrare in pista e incominciare a cimentarsi con la terra. Che figata, perché noi siamo a Crossodomo Città di Acerra, guardate qua ci sono un po' di piloti che stanno girando, anche degli astri nascenti del motocross campano, tra cui Ciro Tramontano, l'abbiamo detto all'unisono, sta arrivando, lo stiamo aspettando, ha fatto un poco tardi. Più forti piloti emergenti campani. Assolutamente. E ci farà l'onore di guidare la nostra moto, proprio per dimostrare che la moto si adatta sia al pilota non della domenica, che non l'ha mai guidata, sia al pilota professionista. Vabbè, allora noi lo aspettiamo e poi dopo sarà anche la volta di Fabrizio, perché come detto, insomma, lui si è comprato la moto lo facciamo girare. Lui ha una gran voglia di dare del sapato. E glielo faremo dare. Adesso aspettiamo Ciro, vediamo quando arriva e ci gusteremo la sua guida del Caballero Rally in pista qui ad Acerra. Che tra l'altro Caballero Rally, ragazzi, è una moto veramente bella. Quanto era il prezzo di questa qua? 7.190 euro più di immatricolazione. Vabbè, insomma, qualcosa in più rispetto alla Scramble e alla Flat Track, sì. Però giustamente abbiamo escursione diversa, qualche chicca, tipo vedi, questa è scelta di serie nella sparaparo davanti. Escursioni da 200, mentre delle altre sei da 150, in più questa ha anche il forcellone in alluminio che le altre invece è di ferro. E poi c'è anche la possibilità di montare uno scarico e una mappatura open dedicata proprio per chi si vuole divertire. Sarebbe quella della Caballero Scout. Bene. Ok, allora adesso vediamo anche in azione, dai. Eccolo qua, quando è bello, stiamo aspettando da 2 ore, stiamo aspettando, è finito? Sì, sono pronto. Fidanzata, l'hai salutata? Sì, tutto a posto. Allora, detto Fabrizio, cerchiamo di... Non la rompere. Di portare la moto a Napoli un'altra volta. Sana. Vabbè, sana e salva. Ti piace esteticamente? Sì, esteticamente è una bella moto, mi piace. Molto leggera. Bella. Vediamo un po'. Ma la proviamo. We'll be right back.
È stato un buon allenamento, eh? Bella, bella. Ti sei divertito, sei anche massacrato, vero? Gli stivali, sembra una cosa importante. Il piede ingessato. Fabrizio, sei pronto? Sono prontissimo. Ti senti emozionato? Dice la verità. Dopo modo ti metta in moto. Ah, ma a me quando mi metti in moto? Prossimamente. Dai. Aspetta, io si capo. Andiamo perché hanno finito i turni effettuati qui ad Acerra sia Ciro Tramontano che Fabrizio. Allora devo dire la verità, Ciro Tramontano è andato un po' più forte, leggermente ma forse un minimo di esperienza in più ce l'ha, dai. Però Fabrizio si è comportato bene, già il fatto che è entrato gli fa onore, che molti vengono, guardano, criticano e non entrano, lui invece è entrato. Allora, l'emozione, dimmi un po', quali sono state le difficoltà principali che hai trovato? Allora, visto che per me è la prima volta, l'emozione è stata grandissima. Le difficoltà sono quelle di un principiante che va su un campo di gara dove ti sfrecciano a destra e a sinistra i mostri e ti salgono sopra a destra e a sinistra. Però devo dire la verità, molto molto bello. La difficoltà più grande è che è veramente dura, cioè ci vuole fisica. E quindi più giovani si è, secondo me è meglio, Vabbè, noi la chiudiamo qui anche questa puntata. Io voglio salutare il mio amico Frank, che si vende sempre queste cose bellissime. Grazie, Francesco. Grazie sempre a te. Sperando che la clip vi sia piaciuta, mettete un like anche sotto a questo video, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo settimana prossima. Ragazzi, grazie, ciao. Grazie a te, ciao. Grazie a voi.